Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Starfield, signori. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, più o meno da dove ci siamo lasciati, perché io nel mentre sono andato a vendere un po' di oggetti ho sbloccato delle... Purtroppo i livelli non ne abbiamo fatti tantissimi, però ho sbloccato un livello di ingegneria armi e tuta spaziale, anche perché non potevamo arrivare altrimenti neanche a ingegneria avamposti qualora volessimo provare a fare un avamposto, anche se è difficile perché i punti sono quelli che sono. Dobbiamo fare ancora un po' di cose, quindi vediamo anche un pochino. E quindi ho migliorato un pochino qualche arma, giusto per sbloccare qualcosa. Comunque adesso proseguiamo con la principale, ma prima di tutto andiamo a parlare un attimino con... ma sono perso. C'era Andrea qua intorno che voleva parlare con noi, o sbaglio? Vediamo un attimino magari... Allora, prima vediamo se sta qua intorno, che poi ci sta seguendo, no? Perché io non l'ho mica capita sta cosa. Tra le missions mi faccia vedere se tra altri c'è attività. Parla con Andrea, eccola qua. Ma la segna? Così magari vedo un do cazzo sta. Ok, sta sopra. Sì, sì. È annoiato, che vuoi fare? Stava qua, mica l'avevo vista. Comunque, com'è? I have something I wanted to say. But I confess I am afraid of how you will react. Ma non ti preoccupa che questo è tranquillo, il nostro Callistone, o no? Dai. E poi sono sempre le stesse chiacchierate, mi sa, eh. But it is necessary that we are honest with each other. Dimmi, dai. You told me that you believe in going it alone, as you put it. But we have traveled together for a while now. I feel I must honor that time. With the truth. The little I have spoken of my history has been nothing but truth. I worked with smugglers. I have caused my share of pain and suffering. What I have left out until now is that all of that was done on behalf of House Varun. My people. My family. They have retreated from open relations with the United Colonies and sì, erano i bastardi un pochino, dobbiamo dire la verità. They still exist. I was born in the great city of Dazra and raised with the teachings of Jinan Varun. I underwent the rite of Krijar when I came of age. I am of the promised, those who know the truth of the great serpent and his inevitable return. Guarda, onestamente non mi importa del tuo passato, diciamo la verità. Spero che le tue prossime parole non siano... E ora devo ucciderti. Your ability to find the humor in a situation is remarkable. Hai visto. No, I will not kill you for knowing, but you must understand that this is privileged information. Several years ago, I intercepted requests from Constellation to access Varun's space, speaking only of exploration. I was sent to infiltrate Constellation, posing as a former smuggler looking for a new purpose in life. Ma sei un agente in incognito? That was the intent. Yes, but fammi sapere, se sei ancora in attività, per capire. Several weeks after I arrived, I attempted to access secure records within Constellation's archives. Vladimir and Sarah were waiting for me. Furtività, a me non serve. I thought the same. And yet there they were. I was horrified. My failure would be reported to the High Council. And the penalty would be severe. Che genere di informazioni trasmette per sapere, eh? Of Constellation, where expeditions are sent, data on star systems House Varun has not explored, some information on their members and goals. As you have seen, there is relatively little that would be considered classified.
Quindi sei doppio giochista. Suppose that is one way of looking at it. Sarah has not asked me much about House Varun. But the information I sent them could be seen as valuable to her. You and I have spent so much time together. It has been increasingly difficult to keep this from you. And I am sorry for that. Telling you this violates so many of the orders I was given. But it was the right thing to do. I can feel that. E per quel che riguarda resti sempre Andrei, cioè, dai, lascia fare. No idea what a relief that is. Thank you for trusting me. Mi raccomando però, eh. Cerchiamo adesso di If you are free soon. Un'altra volta? We talk? Ah, dai, vediamo. Se inizia come Barrett è un problema, eh. Ah, ok. Do you believe that was the right choice? In certi momenti ho avuto dei dubbi, devo dire la verità. I certainly dislike the idea of ma manca a me tanti, spero quegli altri erano pure peggio, eh. That close to Delgado and the fleet make it difficult at all. It can be harder to act against someone. Sì, ma ci trattavano comunque di merda, quindi in realtà no. Ciò che si merita mi fa piacere, sia vabbè, facciamo così, no, non ci può stare. Be, but in this case I believe you made the right call. There Grand, were pirates after all. Infatti, quello è il fatto. We're foolish to think though that we have seen the last of the Crimson Fleet. We may have eliminated the leadership, but there are many more pirates out there. Sì, soprattutto qua, signora stronza. Non posso del lato. Vabbè, se si riorganizza comunque aspettiamo nel caso. For now, you should enjoy your hard-earned victory. You have done a service for all of the settled systems. Ok, a posto? Ho finito le chiacchiere. Tu stai a venire con noi? Tutto pronto per tornare là fuori? I'm at your side. Ok, Andrea dovrà un po' fare. No, quindi sarà data. Vabbè, che ne so. Sta di fatto che adesso possiamo riattivare la missions principale. Scoperte dal passato gli ultimi scorci. Dai, famo sti scorci qua. Poi qua sono... Sì, vabbè, la stessa cosa. Va bene. E direi che possiamo andare. Non so se possiamo farlo direttamente da qua. Credo che dobbiamo prima... salire sulla bagnarola, ma vediamo se ci fa teletrasportare direttamente. Andiamo su piazzi. Ci piazziamo qua. Lascia fare. Miniera abbandonata, segnala. Sì. Salta e via, e si vola. Comunque ragazzi, voi mi raccomando che sempre voi pochi che state seguendo la seriozza, lasciate live, lasciate like e condividete, mi raccomando. Poi c'è sempre qualcuno che derompi i coglioni qua. Ah, ci hanno ripensato gli spazianti? Avanti, te lascia fare. Gli altri ci hanno rinunciato, quindi, eh? Ok, va bene. Buon per loro, scusate, ma arrivati a una certa se cagano sotto. E quindi mi raccomando, date un supporto a questa seriozza che sta forse per terminare, non so quanto ancora manchi, però. E poi naturalmente vi ricordo che in descrizione trovate link a Instant Gaming, non so se c'è qualche, dipende quando uscirà questo video. Comunque date sempre un occhio, perché a parte le offerte naturalmente che potete trovare, tra l'altro acquistando lì in offerta mi date anche un supporto, date un supporto al canale anche in questo modo. C'è comunque sempre un contest, non so se siano finite le offerte Black Friday, insomma date un occhio, date un occhio. Usciamo, va. Allora, nello specifico
Noi questo qua stavamo usando, sì. Ok. Sì? Yes. Perfetto. Allora, in linea... Ma ce lo segna già... sulla mappina, yes. Ok, non mi sta mai così. Trova il manufatto su piazzi. Oddio. Mi sembra eccessivo, però. A meno che... Noi di solito... trovavamo delle interferenze, se devo dire la verità, eh. Qua mo ci segna direttamente quel punto, quindi penso che... L'unica cosa è che è discretamente lontano, o no? Ah, no, 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 ok. Andiamo a vedere, signori. Miniera abbandonata. Abbandonata, mo capiamo se effettivamente è abbandonata, infatti non lo è. Allora, quest'arma in realtà... me la potrei anche... Perché... per questi mi sembra quasi eccessivo, no? Guarda qua. Vabbè, però sti cazzi. Ci squagliamo male. Occhio alla bomba. Dov'era l'altro? Eh sì, perché comunque poi usiamo un po' troppi proiettili, dai. Un po' con questa. Pim! No, questa mi sa che... Ah no, ok, non l'avevamo via. E... Andrei, c'era tutto a posto? Poi nel caso fammi sapere se trovi qualcun altro. Io do sempre un'occhiata. Crediti, caricatore. Guarda, facciamo solo così perché basta piarmi nel... Sì, valgono un po' di più, ma non ne vale la pena. Soldi mo ne abbiamo, mo manco a... a fai pulciari, per quanto alla fine... nostro Callisto comunque è commerciante, quindi è normale che cercherà se... Aspetta che stanno uscendo. Chi è? Merda. Eh no, ma non era ancora uscito. Mica se fa così. Apri il portellone, va. Noi in realtà dobbiamo andare di là, però. Là, giusto? Sì. Vabbè, se esce ora... Fammi vedere un attimo una cosa pure qua. Le granate, ste cose, per quanto non è che le usiamo granché. Può venire quando vuole, noi stiamo qua. Posso? Che altro abbiamo da usare? Un po' di cose random, tanto per, signori. Entriamo nel complesso minerario, ce ne mancano due, poi in realtà dovremmo e potremmo anche recuperare in generale i poteri effettivamente, perché mo qua recuperiamo i frammenti, però poi ci sono in realtà i poteri effettivi poi da andare a recuperare. Oddio, per carità, non è necessario e obbligatorio recuperarli, però... Esplosivo va rigorosamente in magazzino. Va bene. Direi che si potrebbero comunque andare a recuperare. Anche se è una cosa un po'... una rottura di maroni, perché è una cosa abbastanza lenta però. Devi girare i vari pianetini. Questo lo piano. Si sente un bagarozzo, che poi noi sappiamo in realtà cosa sono i bagarozzi, quindi... Nickel lo prendo. Non ho potuto migliorare alcune cose perché non avevo più granché risorse, quindi mi sono trovato un po' in difficoltà lato. Questo dove cazzo è uscito? Madonna, pure questa è cattiva, eh. Vabbè che noi abbiamo tutte armi abbastanza cattive. Anzi, addirittura le pistole a noi fanno più danno perché avevamo il tratto quello maestro da pistoletta, se dobbiamo dirlo. Quindi le pistole a noi fanno veramente tanto male. Sti caschi sono sempre un po'... una babbonata. Comunicazione. Ok. Allora, un attimo perché... Avvertimento sugli esplosivi. Questa è la comunicazione.
No, non credo. Vabbè, comunicazione spaziante. Pensavo fosse comunque un Documentius. Comunque, andiamo al sodo, signori. Andiamoci a prendere il manufattino, che tanto qua ormai Callisto non ferma più nessuno, eh. Dite e fate quello che volete, ma pam, guarda Callisto. Ma che fire, ma che te vuoi fire, biondo? Aspetta, mi sono incastrato. Cazzo, ma è sceso là. Per piacere. Allora, arrivo. Grande Andrea. Spacca il culo. Ma vado pure io. Devo fare le scale, che... nel mentre che faccio le scale. Sono tutti di là. Piano che ci spezziamo le tibiette. Ok, no, aspetta. Sì, Andrea, cioè, noi soprattutto i proiettili li prendiamo, anche perché ne consumiamo, eh. Sempre in amicizia. Madonna, quanto è aggressivo Callisto comunque. Pure coglione, perché mi dimentico di curarmi. Ok, allora ripuliamo un attimino. Stiamo a ripulire? Posso? Vai. Ok, e questo l'abbiamo raccattato. Ora possiamo, non credo ci faccia teletrasportare da qui, cerchiamo di capirlo. Sì. Salta verso Freya, salta verso Freya. Sì, abbiamo fatto nel mentre un satellite. Che vuole? Vabbè, signore, indaghiamo, mo non si sa mai dove sta. Eccoli qua. Sì, e questo l'avevamo capito, ma io come cazzo indago? Arrivati al pianeta dove dovremmo trovare il prossimo. Vediamo. Ok. In abundance. Let us see how they have arranged themselves. Allora un attimo, fammi controllare, andare sul segnale. No, non era questo, niente. Ah, no, allora era, a me non mi faceva indagare sul satellite comunque. Vediamo se da qua. Segnale di soccorso. Forse dovevamo atterrare prima qua. O boh, non lo so. Vediamo, perché non c'era l'ascensore. Lo so, ma noi siamo qua. Stazione di ricerca. Ah, ok, ok, ok. No, c'era il satellite che era appunto un satellite. Però me lo segnava, quindi pensavo che si potesse vedere da lì. È il segnale di emergenza, in realtà. Nothing on the comms. No other ships in the system since our last supply drop. Look, what are you trying to pull here? Really? Behind the ships. Alright. I don't know what's going on here, but you should talk with the director. For security, I'm going to have to ask your friend to wait out there. What's inside? Stay with me and don't make any sudden moves. I'll get the door.
Ok. Vediamo. Vabbè, ma aspettami. Niente. Andrecia. Vabbè. Non si è fatto ripetere due volte, eh. È andata già al bar a qualche parte, non lo sappiamo, ma va bene, va bene. Salve. Tutto a posto? Sì. Posso? Nel mentre, non si sa mai qua. Ethan Hughes. Salve. If you'll follow me, I'll show you to the director. Andiamo. E com'è tutta sta sicurezza, giusto per sapere? Pirates eat places like this for lunch. It is my job to make sure that we are not on the menu. Ah, ok, dai, andiamo. Che raccogliete qua? Fate la pesca. Vado? Here you can see our lovely storage area. Don't touch anything. No, che tocco, è tutta merda. Oh. E ok. Questa è una figata, però. Cioè, tra virgolette, nel senso. Una figata, prendendo con le pinze questa dichiarazione. Vabbè, questo per componenti creazioni. Boh, vabbè, andiamo avanti. Non... Qua, non lo so, mi sento che ci potrebbe essere qualcosa di interessante. Ve lo dico, ve lo dico. Perché lo vedo... Vedo male. Ok. Aspetta un attimo. No, vabbè, però ormai. What the? Merda. Easy. What the hell was that? One minute you're following me, e dillo tu a and me. Then you're just gone. Minute later you pop in out of nowhere looking like you were in the middle of a fight. E infatti. I should have never let you inside. What is this? Some kind of stealth tick. Who are you working for? Look, guarda, ce l'avevo. Scusa. Let's get you to the director. Maybe she can figure this out. Ok. This way. Andiamo de... Vai, vai, dai corsa che qua non si sa mai che possa succedere. Dagliela. Sì, vediamo la stessa zona però distrutta. Finally someone came. The distress signal. You sì, però non the distress signal, right? Sì, Yeah, yeah. I know. Yeah. Buttaci un po' di medicina. It's been so long. I'm out of food, out of water. But I made it. I Wait. How did you get in here? What? What are you talking about? È no. Tipo realtà parallele, che no, te devo dire? No, no. This doesn't make any sense. Unless the accident. Maybe this is a side effect of the accident. If the probe is still feeding power to the distortion, then Right.
Solo distorsione, giusto, giusto, esatto. Three months ago, I was calibrating an experiment in our high-energy research lab. There was an accident. An explosion. It caused a gas leak. Sparked a fire. I was trapped in the control room. There was nothing I could do. They're all dead. An artifact. Di Malerita. Esatto, esatto, sì. Sì. Piano. Wait. He's back. All right. We're on our way up. He's out. I was just filling in the director. Let's keep moving. If anything happens. Io ci sto al second floor, end of the hall. You can't miss it. Secondo piano alla fine del corridoio. Ok. Eccola. Sì, il problema è che il tipo... Così abbiamo... Arrivo, va! Ok, scusate, tolgo la pistola. Salve. Sì, però non si fa così, eh. Eccolo qua, l'ufficiale direttrice. Ah, apri tu, effettivamente. Come in. Salve, direttrice. Come tell, research director. And this is our chief scientist, Maria Hughes. Ethan said you disappeared right in front of him. Twice now? Three times? Tre. You can't be taking this seriously. Look, I don't know who you are or what you're doing here, but there has to be a rational explanation for all of this. Ma Rafael m'ha detto una cosa. Universo alternativo, qualcosa risparmia effetto su gioia del vostro esperimento. Non avete idea di quello che avete tra le mani. What does our research have to do? Me l'ha detto Rafael. No, it's fine. Let's start there. This facility and the research level 2 kilometers beneath us were built to study a gravitational distortion. Three months ago, our chief engineer was calibrating an experimental probe when something went wrong. We still don't know what happened. There was a series of explosions, and somehow, it's still running. That would make sense. Esatto. That's why the field strength keeps increasing. We have a control unit for the probe. After the accident, I tried to use it to shut down the system. But the kill switch isn't responding. We could shut it off manually, but the entire research level is locked down. We can't even get down there. Excuse me? That is quite a change. Che te lo dico. What makes you think that? Tell us about this other universe. Raphael. Raphael died in the accident. He... Wait, burned out. Quindi l'unico director, there was a hydrogen leak right after the accident. It was contained in a minute or two. But if it hadn't been, it could well have caused an explosion. Another universe, though. That's a lot to swallow. An artifact? You mean the source of un pezzo di metallo, dai. You know something about it? Vabbè, facciamo così. No, esatto, non posso dire troppo. You have a prior connection with them then. Maybe that's why this is only affecting you. Sì, sì, comunque c'è un modo per... We can't even use the damn elevator. Lo apro io, non te preoccupare. E infatti vado dall'altro universo, entro di qua un po' come in Silent Hill, ricordate la cosa tra gli universi, diciamo. What? E faccio un dai e vai. Raphael survived. He made it back. Esatto. So clearly his elevator works. Take it. And you might be able to shut down the experiment. This is crazy. Sì, se poi rispono di qua, se no è un problema. You have to do something about your shifting.
We can't shut down the probe, but we might be able to adjust some of the other parameters. It's risky. We don't know what we're dealing with, but... All right. It's worth a try. Then it sounds like we have a plan. Come with me. Ok, allora, vai. Vai, Marie. What have we gotten ourselves into? Ma voi fate sti esperimenti, non sapete che cazzo state a fare. Calla, ci siamo persi, Maria. Io qua però da sto lato non posso andare, quindi devo andare di qua. Diciamo che... Ah, questa è la direttrice. Eh sì, non ha fatto una bella fine dell'altro universo, eh. No. Direi proprio di no. Digivix. Allora, prendiamo queste cose. Pistoletta vale un fottio e pesa poco, quindi ce l'abbiamo. Dai. Allora, però è interessante sta cosa dei due universoni, eh. Vi dico la verità. È molto figa. Se non fosse che... siamo bloccati. Scusa. Ah. Allora. Forte sta pistoletta, comunque. Da soddisfazione. Allora, questo. Un po' di creditini. E si scende qui. Oh, salve Rafael. Aspetta un attimo, questo c'è sul macello. Sì, devo prendere l'ascensore. È un macello. How? Look, if you think things are bad up here, the research level is even worse. I barely made it out, and that was months ago. I don't understand any of this. If I hadn't seen you disappear with my own eyes, I wouldn't have believed it. E invece? I... Okay, okay. You're my ticket out of here. We'll do this your way. We can get out through the pantry. Here's the key. I'll back you up, I guess. Ok, scheda dispensa. E la dispensa di qua? Ok. Ma qua non posso prendere nient'altro, no, per sapere. Ok. Ho sentito un bagarozzo. Quindi non ci distraiamo troppo. Il sushi te lo lascio, anche se lo mangerei ben volentieri. Andiamo, va. Hanno un sacco di nutrienti, ste bestie, eh. Oh, merda. Come la mettiamo? Vabbè. Ma ho sparato a cuore... No, si... lascia fare. È successo. Oh, il signore. Attenzione, il signore droga la signorina. Salve. Vabbè. Attenzione, di nuovo. Problemi. No, più che altro l'importante è che non sparo a qualcuno de... nell'altro mondo, che arrivo sparacchiando. Quindi è meglio usare la pistola, che sennò col mitra, tipo, mi faccio un macello. Rafael, senti un po'. It's going to take hours to clear this out. Assuming the rest of the building doesn't come down on top of us. Però il neon là dietro funziona, eh? I'm not sure. It might stop whatever's happening to you. It's a reasonable theory, I guess. How should I know? You're the one who keeps winking in and out of existence. I just want to get out of here. Sì, ma sei tu quello del posto, no? I'll see if I can clear a path to the door. Mm.
They're a native species. Le creature, però. They had an electric pulse field to keep them out. Oh, okay. Fire took out the generators, damaged the foundation. They just keep coming. Ok, va bene. Allora, proviamo a far qualcosa, magari. Cioè, ecco, cioè, scusate. Salve. Ethan. Cucù. You realize you just put into pensa se t'appaio quando state a accesso, non è bella come cosa, né per voi né per me. Sure. Down the hall. Take the stairs next to the atrium. Yeah. Let me get the doors for you. And done. Grazie, caro, gentilissimo. No, in realtà non è così. Che poi alla fine vedono una certa, poi rivedono sempre le stesse cose. Quindi scusate, scusate, oppela. Però ci stanno, dai. Le cose dei bagarozzi. Livello un po' più alto, naturalmente resistono un po' di più. Qualcuno sta a seguirla, no? Vai. Mamma mia, Callisto pistolero. Visto Callisto. Ma che ne sapete? Che ne sapete? Oh merda. Pure brutti però sti cose, posso dire che per carità sono bestioline eccetera eccetera, però oh. Ah, comunque è una figata poi però il fatto che ti ritrovi negli stessi luoghi ma una situazione abbastanza diversa. Nell'altro universo era bloccata, lascia fare. This is the probe control unit. Most of these controls aren't responding. I'm going to very carefully adjust the settings I can. There's no way to tell what's about to happen. Pay attention and be ready for anything. I'll begin by adjusting the energy okay. Feed of the electron beam array. We're at 93 teravolts. Calibrating to 95, 97, 100. Ugh, nothing. Let's try the other way. 91, 89. What the? Sta funzionando, sta funzionando. Okay, vedi? Okay. It looks safe to approach. What in the world? Questo è quello che pio quando prendi i poteri, io non ti preoccupare. It's a micro distortion. Flux pattern matches the distortion in the lab. The setting is just exposing it somehow. Hmm. Step into the distortion, please. Eh sì, tanto. E va bene. Ciao. Nothing. No, hold on. There's a slight pattern change. Some kind of resonance. All right, stay there. Let me turn the feedback up for a moment. Sì, eh? Io sto bloccato comunque. Eccola. Abbiamo aiutato Maria. Siamo stati praticamente una. Ok, 91. Ricalibriamo la distorsione. Eccomi. What happened? Are you alright? So, the lower setting causes the distortions to manifest, and the higher causes you to shift. That seems promising. Keep it on the lower setting until you want to shift, and you should be able to avoid any more accidents. I'd give you my control unit, but it looks like you already have one from the other universe. Love to take a look at that when this is all over. Right? If you can get down to the research level,
You need to make your way to the high energy research lab. Disengage the power interlocks, then pull the emergency shutdown to stop the probe. That should finally put an end to all this. Oh, and before you go, the director wanted to speak with you. It really is just done. Ma come vuole? Ah, c'ha ragione, se no due coglioni. Perché non è che posso fare sopra e sotto. Vediamo. Calibra. Aspetta, posso farlo già? No, non benissimo. A meno che non mi servisse per andare a parlare. Ah, forse sì. Ok, quindi possiamo fare il destra-sinistra. Che figata. Direttrice. All set. If you need supplies, I've asked Dr. Barakova to take care of you. It's the least I can do after everything we've put you through. Before you go, there is one other thing we should discuss. Dimmi. If this experiment is the cause of your shifting, when you shut it down, the shifting will stop. What happens then? Do you... dipende da che lato stiamo. Una scatola di Schrödinger, due stanze... guarda exactly. Che finezza. And hai visto? When you shut down the experiment, the probability function will collapse. You are the outside observer in the system. Whichever reality you are in, at that moment, is what will become real. For you and your universe, at least. Ok. The question is, which will you choose? Non lo so. If this were a choice between my life and Raphael's, I would ask you to save him. But as the director of the station, quello il fa su altre 30 persone. 30 people. People with families, careers, futures ahead of them in this universe. Anche Raphael non credo me lo perdonerebbe, eh. But when the time comes, please. Tutte keep them in mind. Now, it's time. Scelte complicate. With the network offline, we can't shut down the security system on the research level, so you can expect some resistance. Be careful. Ethan, unlock the elevator lobby, please. Ma'am, research level is still locked down. I'm aware of that. All right. Done. Good luck, dear. It's been a fascinating day. Quello è il fatto. Qua c'è veramente troppa gente che andrebbe a morire. Prendi l'ascensore e... Ok, no, vabbè, andiamo a recuperare le scorte se possibile. In realtà non so dove devo passare per andare a prendere le scorte. Stanno qua sotto. Salve. Scusate, do un'occhiata perché... Da un po' che non troviamo i libretti di potenziamento. Fatemi fare una cosa. Vado prima... Se riesco a trovare la strada a prendere. Ok, salve. Tatiana Barakova, station's doctor. This is not a public medical facility, but the director has ordered me to assist you nonetheless. Ok. I can spare a few med packs. Beyond that, I am not your therapist, your psychologist, or your cosmetologist. If there's anything else you need, ask. Che problema c'hai, scusa? Excuse me? Perhaps you'd care to try a dead-end medical post on some godforsaken planet in the middle of nowhere, huh? 6-year surgical residency. And I spend my days treating paper cuts and hurt feelings for a bunch of mathematicians and... Beh, effettivamente potrebbe essere un po' frustrante. And now I have to deal with some spacer who thinks they're jumping between universes. Come che crede? Ah, bella. Vabbè, va. Forse. Guarda, è meglio che te stavi zitta. Se no, mi stai a far venire qualche dubbio sul fatto di. Guarda, mi piove pure questo. Sul fatto di salvare st'universo, eh. Fa poco la spiritosa. Vabbè, damo, se va. E come detto, Raphael. Il fatto è che è lui, solo lui. È singolo. Non saprei se. Hello. Non è mica facile. Ma questi piamo, eh. Almeno qua l'ascensore funziona. Non ci possiamo portare Raphael con noi, no? Giustamente lui non è che può fare i salti tra gli universi come invece possiamo fare noi. Allora, io al momento... il laboratorio, sì.
Dobbiamo capire se riusciamo ad andarci però, perché capiamo un attimo. No, mi sa che mi devo... Oddio, non lo so però, c'è questa... No. E allora... Credo che dobbiamo... The security lockdown is active. Emergency override controls are available on designated security terminals. Bypass di isolamento della sezione strutture. Vabbè, posso sbloccare questo. Oppure se faccio così, che succede? Sta già aperta. Beh, scusa, non è per sfiducia, ma... Andiamo qua. Microbico lo prendiamo. Ah no, scusa, aspetta, però non stava aperta dall'altro lato. Scusami un attimo. Perfetto. E ci sono vari salti però che possiamo fare. Attenzione, se facciamo questo ci ritroviamo qua dentro. Merda. Ma scusate, è perché stavo in una zona dove non dovevo stare o altro? Dovrei aver avuto i permessi di stare qui in linea teorica, quindi nel caso sono loro che sono incoglioniti. Aia. Cagè. Ok. Allora. Vedi, questo non mi dice niente. Ecco, come non detto. Ce la siamo lanciata, mi sa, eh. Allora, salta. Qui è aperto. Giusto? No, perché qui non funziona. E qua posso... No, non posso passare. Quindi devo... Ah, ok. E io potrei fregare cose anche alle torrette che non stiamo... cose che non stiamo facendo, però... Ok. Adesso possiamo raggiungere il laboratorio. Vabbè, questi ormai... Disarma. Allora, credo di... Oddio, vediamo però, perché... Fino a quando non ci blocchiamo. Ecco. Ah, pure qua siamo un po' bloccati, eh. Io devo andare lì, per piacere. No, questi a pugni ce li hanno. Questo sta passa lì? Sì. Madonna. Esploso via. Scusi, le recupero un attimino di materiale, ma sa com'è. Potremmo evitarcela anche esplodere, cioè passando da un lato all'altro e quindi loro da parte. Facciamo una cosa, aspetta che qua secondo me dobbiamo... Salve. Beh, dove vai vai? C'è della merda comunque, ma non vorrei di niente, ma... E lì sotto penso di non arrivarci manco da qua però. O no? No. Allora aspetta, fammi vedere prima di tutto se
qua è effettivamente chiuso. Sì. Aspetta che questo lo prendiamo. Facciamo pure una curata. No, devo passare comunque dall'altro lato. Però dobbiamo trovare. Ma perché non sto a recuperare? Aspetta, No, non siamo. Ah no, sì, siamo pesanti. E quando ci siamo appesantiti, che non me ne sono accorto, a forza di prendere risorse qua. Sicuros. Eccoci. Però che fai, non le prendi? E le risorse vanno prese. Vanno presi i materiali, dai. Allora, questo lo prendiamo. Prendiamo anche questi. E adesso dobbiamo ripassare di là, quindi... Oddio, da dentro però non possiamo uscire, quindi a meno che... Ah, però vedi, ci rimette... Attenzione. Ok. Beh, questo da 17.000 lo prenderei. Sa com'è. Capiamo qua dov'è che dobbiamo passare. Ade. Questo era aggressivo, eh? Dai, dai. Però stiamo sempre chiusi, a meno che... Beh, dovrei avere la chiave adesso, infatti. Questo è il ripostiglio che credo ci possa sfondare la porta. Bene, così. Un po' dei soldini li abbiamo. Questo te lo lascio. Questa vale, ma... Ne abbiamo presa un'altra, anche di valore. Qua non possiamo utilizzarlo perché è scassato, ma c'è il cambio universe qua. Corretta. Sono a livello 20. Attenzione. Tiè, beccate pure sta botta di telecamera. Ok. Allora, sistema di sicurezza. Bypassa l'isolamento e dovremmo aver risolto, quindi. Ok. E dobbiamo sempre riuscire da qua, immagino. Allora, aspetta che qua c'è un pertugio, forse. No, comunque è un fottuto labirinto, cioè. Perde malissimo. Spero che stiamo andando sulla strada giusta. Merda. La cattiveria in queste bestie. Quando andiamo? Non lo so, eh. Ma la situazione non è delle migliori. Pure pesano.
Ma dobbiamo andare qui sopra e... Un po' di piombo già che ci sta, signori, che fai, non lo pilli. Tutto fa brodo. Allora, torniamo indietro. Sempre che stiamo a fare strada giusta, perché io non sono pienamente convinto di questa cosa, però... Mo magari saltiamo qua sopra, vediamo. No? Cazzo, non si può fare? Ah, sì, si può fare, c'è stata strada. Poteva farlo anche con il jetpack, il nostro Callisto, però evidentemente. Ok. Molto intrigata qua la situazione. Sì, anche se i boost e i perk così non è che li usiamo. Ma manco per andarli a raccattare. Cioè, se me li davi tipo mangiabili qui al volo. Parla con Andrea. Ciao Mare. Vediamo se dobbiamo prima cambiare. Merda. No, no, si fanno male. Cazzi di torrette. Allora, ma quanti medikit abbiamo? 21, ok. Allora, un attimo, io controllo sempre qua che magari se c'è qualcosa di utile. Tutto può essere. Tutto può essere, però. Faccia vedere negli armadietti. Ok. Pian piano credo che ci stiamo avvicinando, no? Questa che è? Raggiungi il laboratorio, quello che è? Parla con Andrea. Cioè, vabbè, ci parliamo quando possibile. Al momento non è possibile. Ah, cazzo. Andiamo di qua. No. Aspetta, non mi vorrei neanche rimpallare male, però. No, infatti siamo tornati indietro. Ma come cazzo? Ho fottuto labirinto sto posto, comunque. Allora, da qua... Siamo entrati qui. E c'è questo qua che ci fa trasportare dall'altra parte, che è quello che abbiamo usato. Solo questo c'è. O no? Ok. Poi se uso questo, arrivo qua dove avevamo fatto prima. E rifacciamo la stessa cosa. Il laboratorio sta là. Cazzo, ci arrivo io. Se faccio così ritorniamo a quello di prima. Ma no, per forza così dobbiamo fare. Però dobbiamo trovare un altro modo qua. Quello come cazzo lo raggiungo? Mannaggia. Non so veramente che devo fare.
Proviamo a passare di qua. Che cazzo ne so, signori. Penso, perché se quello era un altro teletrasporto per entrare là, può darsi che... Sa di sì. E comunque non benissimo questa situazione labirintica. Tra due realtà, tra l'altro, quindi manca di... Ok. Qua. Medikit. Bene. Controls are available on designated security terminals. Allora, bypassa l'isolamento. Un attimo che... Controlliamo comunque cose. Ok. Vai. Bravo il nostro pistolero Callisto. Andare qua, no? Sì. Solo che... Un attimino capire se... qua. Allora sarà bloccato, infatti. Ok, adesso è aperto. Ma potevamo far esplodere tu, guarda, solo perché ci serve il manufatto. Perché sennò avremmo mandato a cagare già da diverso tempo. Ah. Disattiva i dispositivi di blocco. O cambia universo. Allora, a me, signori, qua mi è venuto un flash riguardo sta cosa. Perché... Ma proprio parecchio tempo fa, vedi che... Oh, merda. Allora, aspetta un attimo, prima... Mettiamoci dal cazzo sti cose magari. Aia. C'è un macello. Ok. Aspetta che c'è sta pure. Mi ricordo sta cosa, che bisognava fare un procedimento particolare. Quindi mo andiamo a vedere. Per ottenere un qualcosa, manco mi ricordo cosa. Ma allora, qui sopra c'è la sala di controllo. Sì. Quindi, sala di controllo da qua. Aspetta, fammi capire se ci arrivo da qualche parte. Se. Aspetta che stiamo in condizioni critiche. Un attimo affaticati. So che sto continuando ad accumulare merda di sti cosi, ma... Che fa, non muore? Ah no, perché si è bloccato là dentro, vabbè. Allora... Sì. Vediamo una cosa. Comandi laboratorio. Inizializzazione. Ok. Smagnetizzazione. Vai. Allora,
1, 2, 5, 6. Sì, mo mi è rivenuto in mente sta cosa. Cioè, è venuto in mente, mi sono ricordato. Dobbiamo fare per fare una cosa che poi vedrete. 1, 2, 5, 6. Quindi adesso possiamo andare. Tutto arrivarci ste cose. Dobbiamo andare a questi qua e li dobbiamo attivare e disattivare nell'ordine che ci ha dato. 1, 2, 5, 6. Ok. Allora, arriva il cazzo. 2. Poi guarda dove sta il 5, vaffanculo. 5. Ok. Ora dobbiamo andare a controllare che sia andata a buon fine con la... Vediamo. Smagnetizzazione completato, ok. E adesso dobbiamo andare dall'altro lato e dobbiamo fare la stessa cosa. Andiamo qua e facciamo serializzazione. Vabbè, c'era questo. Smagnetizzazione. L'avviamo. 3-7. Ok. Perfetto. E noi se adesso ci riandiamo, vedete che non è che cambia, ci dà questi numeri 3-7, quindi per darle completato dobbiamo fare sta cosa. Allora 3-7, eccolo qua. Perfetto. Ok. Perfetto. Allora un attimo che una salvatina. Qua dobbiamo poi andare in calibrazione frequenza e prima di avere la calibrazione frequenza assicurarsi di aver attivato e smagnetizzato tutti i dispositivi di blocco. Vai. Frequenza output 34, frequenza emissione 25,50. Ok, allora qua dobbiamo mettere 40. Io naturalmente me ne sono andato a rivedere perché sennò che te vuoi ricordare. 40 e qua 24. Era questo? Ah. Ok. Attiva la calibrazione primaria. E... lì? Sì, apparentemente sì. Non lo so perché, ma mi è venuto un flash quando sono entrato in questa stanza. Perché mi ricordo che tempo fa, parecchi mesi fa, credo, avevo visto un video di una cosa che mi ricordavo. Boh, flash. Ok, qua è fatta. Mo la facciamo pure da quest'altro lato e vediamo se funziona. Attendi l'esperimento, forse sì. Coming around. Careful, dear. Slowly. How are you feeling? Yeah, ho finito l'esperimento. Hai visto? When the lockdown ended, we found you both out cold on the floor of the lab. Hai visto che abbiamo portato pure Rafael. Ah, entrambi, Rafael. Eh? To me, you've all been dead for months. E invece, vedi, abbiamo pure riportato. To see this.
It's a lot. It's really a lot. Vabbè, alla fine è andato tutto bene. Come mai sta qua questo? We don't know. Raphael was the linchpin in all of this. He was the only one present at the time of the accident. His actions, the point of divergence. Perhaps whatever you did set up enough of a resonance to shift him through. This is impossible. But so is everything else that's happened here. Vabbè, tutto sommato. I suppose it did. We're never gonna be able to publish this. You're free to go. And to take the artifact. Direi. I think it is abundantly clear how little we still understand about it. For saving Raphael and our research facilities, I'd like to offer you compensation to the full extent of my authority. And as for me, okay. I've decided to take a leave of absence. After everything that's happened here, I need some time to think this over. But you ever need an engineer, just say the word. I owe you everything. Thank you. This has been a truly remarkable experience. Ok, in questo modo abbiamo salvato tutti, abbiamo ottenuto un'armatura e Raphael. Allora, questo era l'altro Raphael. Mo stava di cazzo, è morto così a secco? Raphael. Ma come la mettiamo col tuo cadavere? But I'll be on the next supply ship out of here. The next time you're in New Atlantis, look me up at the viewport. If you ever need an engineer or just want to talk, I'll be there. Ok. Vabbè, vuoi venire con noi? Not right now. Ah. Let me get back to New Atlantis. Get some rest. Va bene. Oh, se lo ribecchiamo, ben volentieri. Signori, quindi questo è finito, il manufatto abbiamo piato. Noi siamo pesanti come la merda. Rivelazione. Beh, dovrei mettere questi. Vediamo un attimo. Perché dovremmo mettere questi sulla nave. E allora, noi al momento. Aspetta che ci curiamo un attimino. Se ci abbiamo quello per questo, ma credo di sì, dovremmo avere. Una marea di cose. Dai. Ok, questo è guarito. Però c'è Oli serpente, recupero. Va bene. Quell'altro viola. Abbiamo dei crampi, ma penso che sia dato dalla pesantezza estrema. Va bene, direi che possiamo. Mo non so se ci faccia riandare direttamente sulla nave, infatti. Va bene, nel mentre facciamo una cosa. Vediamo l'armatura che abbiamo sbloccato, va. Che è questa qui. Credo, incendiare al finale leggendario, sì. Allora, confrontiamo. Mazza che è come calza a pennello comunque al nostro Callisto. Quella della mantide pesa 10 kg in più, non poco, EM questa ci protegge di più, energia pure. Fisico poco meno. Atmosferico quella nuova per niente. Radioattivo e le altre cose uguale. Corrosivo di più, quindi in linea teorica anche meglio. Però caccia bestie meno 15 danni dai nemici alieni. Automedicante, usa automaticamente un medikit quando la salute è pari o inferiore a 25 una volta ogni 60 secondi, non male. Probabilità di 10% di incendiare gli attaccanti nelle vicinanze. Molto bene. Le armi pesano il 50% in meno e camaleonte. Beh, pure questa nuova non è mica male. Zaino no, casco. Il casco allora protegge di più in tutto. Cacciabestie stesse cose. Cacciabestie pure quello. Trasporta probabilità 10% di sbilanciare gli attacchi. Analisi più 10 e bersagli scansionati. Quell'altro invece 20% di precisione in più e le risorse pesano molto meno. È il fatto del peso che ci aiuta a noi. Però a livello di protezione quelle che abbiamo trovato sono, cioè che abbiamo trovato, che ci hanno dato, sono migliori. Comunque a questo punto, ragazzi, io voglio salire un attimo sulla nostra Razorleaf, perché vorrei semplicemente andare a mettere questo. Salutiamo.
magari no, ma mi prendo le munizioni. Mazza, 20.000, mi pio pure questo. Ah no, se no vabbè, questo no, questo magari è eccessivo. Ciao caro, comunque a posto. Perché noi in realtà abbiamo il costo del manufatto sulla nostra nave, quindi forse siamo andati un po' lunghetti con sto video, non lo so, vi avrò fatto anche un po' di tagli per il momento in cui ci siamo persi malissimo. E ci sarebbe da parlare con Andrea, che sono tutti un po' troppo loquaci comunque con Callisto. Per carità, Callisto c'è il fisico e tutto, ma è perché siamo stanchi che ha questo giallino, non ce l'avevamo prima, non sbaglio. Non credo di averla riverniciata. O sì? Mi ricordo. Ma penso di no. Andiamo subito all'abitacolo, poi ci stacchiamo dalla sedia. E anche perché stava... Quindi una volta che dobbiamo riscendere ci mettiamo subito all'abitacolo. Me l'ero ricordato una volta che mi ricordo. Allora, dovremmo metterlo qua. Ah, ok, ha fatto. Perfetto. Quindi, in linea teorica, il nostro l'abbiamo fatto, signori. Va bene, va bene. A questo punto, però, ragazzi, direi di salutarci qui con questo episodio. Ci rivediamo direttamente da qui nel prossimo appuntamento. Vedremo dove andare con il nostro Callisto. Meglio, proseguiamo qui. Poi magari... mi devo vendere un po' di roba. Mo' non lo so se riesco o meno. Però ci attrezzeremo di conseguenza. Mi raccomando, voi come sempre fatemi sapere la vostra. Spero che il video vi sia piaciuto. E alla prossima. Un saluto a tutti da Quel Tareale.